La riflessione del geologo Biagio Privitera sulle variazioni climatiche e sugli effetti geologici che esse hanno sul territorio ha aperto ieri alla Scuola Simone Neri di Giampilieri il convegno promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Salviamo Giampilieri e l'Associazione 2.0 nell'ambito delle commemorazioni organizzate per il decennale dell'alluvione del 1 ottobre del 2009. Un momento di riflessione aperto dal sindaco che ha visto la partecipazione dei vertici regionali e nazionali di protezione civile che hanno fatto il punto su quanto realizzato nella gestione dell'emergenza e nella fase di ricostruzione successiva alla tragedia del 1 ottobre. Un momento di grande partecipazione che ha visto in primo piano anche gli alunni della Scuola Simone Neri con la proiezione di un corto realizzato dai ragazzi con il coordinamento della professoressa Laspeme e l'intonazione di canti che hanno preceduto la scopertura da parte dell'assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli della targa in onore di Simone Neri, sottocapo di Marina che in quella tragedia salvò ben 8 vite. Oggi ancora appuntamenti promossi dall'Istituto, in mattinata animazione con gli alunni per le vie del villaggio con il progetto Edu Puglieri, coordinato dalla dirigente Fulvia Ferlito. La scuola vuole dare il suo contributo, un contributo fattivo, ma gioioso, veramente di importanza fondamentale per il borgo, per tutti gli abitanti di questo territorio. I bambini rappresentano la rinascita, si guarda al futuro, si guarda al momento di rinnovamento. Certamente il ricordo della tragedia non può essere cancellato, ma nell'allegria, nella gioia del vivere e soprattutto nella cultura della formazione di questi bambini bisogna guardare al momento della speranza, al momento del rinnovamento. E l'istituto, con tutte le componenti, i professori, tutti i collaboratori e soprattutto le famiglie intervengono fattivamente in questa azione che sicuramente rappresenta un segno di rinascita e di rinnovamento nell'allegria e nella gioia. Nel pomeriggio, a partire dalle 17 in Piazza Pozzo, la commemorazione ufficiale con l'intervento delle autorità, poi alle 18 il ricordo delle vittime presso il monumento di via 1 ottobre, ex via Puntale, cuore della tragedia. Alla fine, santa messa presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla nella chiesa madre di Giampilieri.